ho ucciso David Rossi. È la sconvolgente autoaccusa di Gian Davide De Pau, già sotto processo per un triplice femminicidio avvenuto a Roma, nel quale persero la vita due prostitute cinesi e una colombiana. Il 17 novembre del 2022, in due appartamenti del quartiere Prati, De Pau uccise brutalmente Li Yanrong, Yan Yun-xia e Marta Castano. In precedenza era stato coinvolto in reati legati a droga e armi e aveva legami con Michele Senese e Massimo Carminati, noti esponenti della criminalità romana. Nel 2006 De Pau fu accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza, costringendola a un rapporto dopo averla picchiata con il calcio di una pistola e minacciata con un coltello. Arrestato nel marzo del 2009, 3 anni dopo fu coinvolto in un blitz della Direzione Distrettuale Antimafia. L'uomo sembra vantarsi delle sue malefatte, reali o presunte. Recentemente è emerso che nel 2019 avrebbe confessato di essere l'assassino di David Rossi, il dirigente del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. La morte di David Rossi è ancora avvolta nel mistero, nonostante gli sforzi degli investigatori nel corso degli anni. Nonostante le varie piste seguite, sollecitate dai familiari, il caso rimane ufficialmente catalogato come suicidio. Ora, tuttavia, emerge l'inaspettata autoaccusa di Gian Davide De Pau. La domanda sorge spontanea. Cosa collega un evento accaduto in un contesto borghese agiato con un individuo proveniente dalle strade romane dello spaccio e della prostituzione? La connessione si è delineata quando l'avvocato di De Pau, Alessandro De Federicis, ha richiesto l'audizione di due nuovi testimoni in aula, Pietro Di Lorenzo e Michele Marri, due ufficiali di polizia giudiziaria. Si afferma che nel maggio del 2019 i due avrebbero avuto un colloquio con De Pau nel carcere di Regina Coeli, prima del triplice omicidio avvenuto nel 2022. Durante tale incontro, il detenuto avrebbe confessato di essere l'artefice dell'omicidio di David Rossi. Tuttavia, nel fascicolo sul caso Rossi, questa confessione sembra non essere documentata, sollevando interrogativi sulla sua autenticità. La mancanza di chiarezza porta a domandarsi perché De Pau si autoaccuserebbe di un altro crimine. È una mossa difensiva per confondere le acque durante il processo in corso per i 3 omicidi? Gli avvocati della famiglia Rossi hanno appreso della notizia dai media, evidenziando la mancanza di comunicazione ufficiale. Paolo Pirani, avvocato che rappresenta Raniero Rossi, il fratello di David, ha espresso la necessità di ulteriori chiarimenti. Sapevo chi era De Pau, ma non ero assolutamente al corrente di un suo coinvolgimento nel caso Rossi. Io non so se sia una strategia difensiva o mitomania, ma ritengo doveroso nei confronti della famiglia fare chiarezza sulla vicenda. Dal 2016 a oggi sono arrivate lettere di mitomani che sono state tutte oggetto di esposti. Mi attendo quindi un'indagine a carico di un soggetto che si autocalunnia di un reato. Magari la procura ha giudicato la testimonianza di Gian Davide De Pau talmente folle da non meritare un'indagine. Potremmo richiedere un profilo genetico, ma al momento brancoliamo nel buio, visto che non sappiamo cosa abbia detto con certezza. Ora ci attiveremo con la procura di Siena per capire se sono state fatte delle indagini. In caso negativo, potremmo chiedere di svolgerle. Nel frattempo, il processo per l'omicidio delle 3 prostitute prosegue. Una escort ha raccontato: «Davanti a me diceva di aver ucciso molte persone. Mi disse: "Tu non sai chi sono io. Sono una persona molto cattiva. Non ti uccido perché sei come me."»